Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con i vaccini, la campagna di vaccinazione anti-Covid in Toscana, con il punto fatto in aula dall'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, che ha risposto ad alcune interrogazioni. La Toscana è la regione che proporzionalmente ha investito di più nella vaccinazione all'interno delle RSA. Di fatto abbiamo completato il ciclo vaccinale in queste strutture, salvo piccole situazioni dovute a elementi di natura contingente, e questo credo sia un dato da valutare positivamente e che credo produrrà effetti già dai prossimi giorni. Dovrebbe ridurre, se non eliminare del tutto, la presenza di focolai nelle RSA. Lo ha affermato l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, rispondendo in consiglio regionale ad alcune interrogazioni sulla campagna vaccinale anti-Covid. Siamo arrivati ad oggi a usare il 93% delle quote fornite di vaccino, ha aggiunto Bezzini, un paio di punti sopra la media nazionale, e quindi questo testimonia come la regione stia vaccinando in maniera intensa e regolare. Ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? I servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico? Punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria, e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica che in questo momento ci preoccupa tantissimo. La tempistica secondo me è del tutto falsata, perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare, credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono, cioè minimi. Non solo, ma c'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione, perché i medici di famiglia mi hanno appena detto, non più tardi di ieri, che non sanno come procedere e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer, quindi i più difficili da maneggiare, poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Credo che quindi i tempi si allungheranno, è ottimistico pensare a una seconda fase di inizio dalla prossima settimana, credo che l'importante sia ancora mantenere un assoluto distanziamento, il gel, la mascherina e sperare che si possa quanto prima ottemperare a quanto tutti auspichiamo, naturalmente tutto finalizzato all'immunità di gregge. Quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità, lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno, lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati, soprattutto per le categorie che sono più esposte. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata, e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che sociosanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e
prima di un anno sono arrivati i vaccini. È un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza. Quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione, augurandosi ovviamente che possa essere fatta in maniera più celere possibile. Mi pare l'unica scelta, che è quella che sta facendo la Giunta, è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultra ottantenni per quella fascia di popolazione, e quindi destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente, è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultra ottantenni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce. E poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie, anche le quantità, e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici. E su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato, perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni, e speriamo che anche questo sia colmata nelle prossime settimane. In Consiglio regionale, seduta solenne per il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, con l'intervento anche dello storico, il professor Franco Cardini, che è stato pure premiato dall'Aula dell'Assemblea Toscana. Tanti gli interventi anche dei consiglieri su questo tema. Vediamo. La storia, quella con la S maiuscola, deve aiutarci a leggere il dramma dei nostri connazionali. La verità dei fatti nelle memorie situate nel tempo e nel dibattito storiografico che suscita domande e interroga le nostre coscienze. Con queste parole il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha aperto la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del giorno del ricordo, per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del confine orientale. È il tempo di attualizzare la memoria, in un momento in cui tutto corre veloce. La memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare, è un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. 17 anni fa un grande toscano, di cui abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. E le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro, è esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne, senza polemiche, con lo sguardo proiettato verso il futuro, partendo e conoscendo pezzo di storia che è un pezzo di storia significativo per ciascuno di noi e per i nostri figli. Questa faccenda della giornata della memoria e poi della giornata del ricordo è partita come una sorta di derby. Gran parte degli italiani intende la giornata della memoria come una cosa, questione ebraica e, se si vuole, questione razziale a parte, come una cosa, come dire, un po' più di sinistra, e la giornata del ricordo come una cosa, come dire, un po' più di destra. Ora il problema è che evidentemente la storia non è un derby. La storia ha la funzione
di comprendere. Noi possiamo fare qualcosa per gli ebrei e per i Giuliano Dalmati di oggi. L'unico modo per onorare adeguatamente i caduti dell'una, dell'altra parte, poi i caduti sono caduti e basta, sono morti e basta, sono vittime e basta, sta nell'impedire che questi orrori continuino a accadere. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come dei morti del nostro paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo. Ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo, di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'aula. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo, ma li invito in futuro a non confondere i due piani. È una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro paese, della storia dell'Italia. È una cosa che ci sta alle spalle, ma che deve servire da monito per il futuro. Perché anche quella tragedia, come altre, fu determinata da ideologie nazionaliste, ideologie razziste, ideologie di persecuzione etnica. Cose che purtroppo ci sono state anche recentemente ed è un virus che è ancora presente anche nei nostri paesi civili, se vogliamo, dell'Europa e ovviamente del mondo. Occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, ecco, dalmata, giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata termina qui, la voce del Consiglio torna la prossima settimana, potete però sempre restare aggiornati su tutte le news anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su RTV 38, arrivederci.